Sera, se Dio vuole alle 5 abbiamo un altro appuntamento col Signore e siete tutti invitati a venire nella mensa del Signore e cibarci delle cose, delle delizie del cielo, fratelli. Amen. Alleluia. Ultima cosa, questo non perché mi voglio, fratelli, sino una cosa che il Signore nelle mie misere preghiere ieri sera mi ha parlato e mi ha detto questo: non sono temuto del timore che mi si spetta. E questo voglio dare. Voglio dare, non sono temuto del timore che mi spetta. Non sono. E questo, fratelli, è una piccola cosa che voglio tralasciare, che ci siamo, grazie, parole che stasera noi riceviamo, fratelli, perché abbiamo uno Dio e uno solo Spirito, la stessa cosa, perché siamo nel Signore. Amen. Il Signore sia lodato e benedetto in eterno. Amen. Amen, alleluia. Grazie Gesù. Grazie Spirito Santo. Grazie Gesù. Grazie a te Gesù. Oh, yeah.
Stasera alla sua presenza per un solo ed unico scopo. Se questo scopo è dentro di noi, vuol dire che siamo qui. Perché sei qui? Sei qui per Gesù? Allora se sei qui per Gesù, vuol dire che non potresti tornare senza Gesù. Non so se mi alleluia. Perché i discepoli di Emmaus, non avendolo ancora riconosciuto, già si era fatto sera. Ma sentirono il bisogno di qualcuno che gli facesse compagnia. E dissero, ti preghiamo, resta con noi. Perché in un primo tempo il Signore finse di andare oltre il castello per provare se loro sentivano il bisogno che qualcuno rimanesse con loro. Mi state seguendo? E il Signore consentì e li esaudì. Gloria a Dio. Questa sera, se è proprio vero che tu hai richiesta la sua presenza perché egli rimanesse con te, con me, con noi, e lo desideri davvero, il Signore non deluderà la tua richiesta e il desiderio del tuo cuore. Ed egli entrò con i discepoli nel castello e siccome era sera si doveva cenare, no? Si misero a tavola, ma nel momento in cui il Signore prese il pane e ne rese grazie, beh, il pane nella Bibbia rappresenta la parola di Dio, vero? Rappresenta la parola di Dio. E se vero è che ci teniamo a questo pane, Gesù di questo pane, quello era materiale. A questa sera abbiamo un pane spirituale. Gesù ne rese grazie. Stasera tu vuoi togliere i sensi di rendere grazie a Dio per questo pane? Amen.
momento in cui egli rese grazie del pane für das Brot, di ciò che Dio aveva provveduto das, was der Herr schon per cenare insieme ai discepoli, grazie Gesù, scomparse davanti alla loro vista. E così abbiamo passeggiato assieme per questo giorno di strada perché ancora i loro occhi non erano stati aperti. Sie waren noch nicht offen. Seppure il Signore auch wenn der Herr gli fece cenno delle sacre scritture e di quello che le scritture parlavano di lui. Mi state ascoltando? Ma quando scomparse davanti alla loro vista vor ihren Augen, si resero conto, grazie Gesù, che colui che parlava con loro er gesprochen hat, ci vuole qualcuno che mi sembra bene, salve, per favore, Dio ti benedica. Scusate, perché tutti dobbiamo comprendere la parola che riceviamo. Amen. Grazie Gesù. Dal momento in cui il momento Signore sparì dalla loro vista, si resero conto, haben sie bemerkt, che quel che parlava con loro, das derjenige, womit ihnen gesprochen hat, caso Gesù, Jesus war, del quale avevano perso ogni speranza. Si perde ogni speranza, non avremo più contatto con la stessa persona con la quale abbiamo avuto un buon rapporto, una buona comunione di spirito, una relazione sincera ed amichevole, ma si resero conto che colui che era stato con loro fino a quel momento era, ditelo voi, era Gesù. Amen, alleluia. Quando lui parlava con noi, deshalb, wo er mit uns sprach, ardeva il nostro cuore, unser Herz. Nel nostro cuore sentivamo che non era la parola di qualcuno che abbiamo incontrato per caso. Alleluia! Perché il nostro cuore era toccato dalle sue parole. Da quanto tempo siamo toccati nel nostro cuore dalla parola che esce dalla sua bocca e dire questo sarà heute Abend. Non ce lo sarei aspettato. Habe ich das nicht erwartet. Ma il Signore, aber der Herr, ha parlato, ha gesprochen in meinem Herzen. E il mio cuore è stato und mein Herz disposto, war bereit verso di lui. Zu grazie ihm. Gesù, alleluia. Ma scoraggiare che piano piano prenderai volo, ma spero che questi che traducono la parola di Dio siano ripieni dello spirito di Dio. Allora potrete seguirmi, perché per adesso vado piano piano. Ma io sono stato in tante missioni nel mondo, mi state ascoltando, dove la parola di Dio era silurica, ditelo voi in tedesco come si dice? Sì, siluri, siluri, veloce, era silurica, e grazie a Dio sia in Africa.
ob in sia Afrika, in Svezia, trovai due interpreti che la parola unta me la staccavano dalla bocca. Haben sie ihn regelrecht durchs Mund gezogen. Und deshalb non perdevo quella quella propulsione soprannaturale con la quale io predicavo la parola di Dio, perché la gente la riceveva come? Quasi quasi con la stessa unzione. Mi state ascoltando? E non c'erano smauli perdite, dass man verloren hat, di acqua, e di qua. Gloria a Dio. Amen. Vogliamo ringraziare il Signore Gesù. Grazie Gesù. Fratello Roberto stasera vi ha detto che abbiamo avuto un intertempo stasera necessario per un'anima che ha disposto il proprio cuore di accettare Gesù e di fare quantomeno il patto col Signore. Ma voi ci siete allegri per questo. Qualcuno si chiede chi è questo apostolo, lui è il marito della sorella Bianca. Vogliamo dare le ore a noi. Ringraziato. E quindi questo contrattempo, intertempo, ci ha costretto a iniziare qualche pochino più tardi. Spero che insomma ci perdonate, no? Ma hanno detto di sì, mi posso rilassare. Allora, no, come faccio se io non sono perdonato? Amen. 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 Grazie al Signore. Lo ringraziamo stasera. La parola di Dio deve essere innestata dentro di noi, in come si innesta una vite. Perché? Warum? Il Signore che cosa è? È il vignaiolo. E quando ci sono tralci che non portano frutto, lui che fa le lascia o li taglia? Lui li taglia perché la vite possa portare ancora di frutto. Vuoi tu essere questa vite a cui il Signore taglia quei tralci che non portano frutto? Rispondi sì o no? Non l'ho capito quello. Spiegatelo bene. Also, willst du diese Rebe sein, wo kein Frucht bringt? Oh, sì, no, voglio che tutti capite ciò che io predico. Bene, allora, ho capito. Spero che l'avete capito pure voi. E i tralci che non portano frutto sono quelle parti malate che devono essere tagliate dalla nostra vita, perché se no resteremo sempre malati. Mi state ascoltando? Io posso dire i miei piedi stanno bene. Vediamo. Però le mie mani mi tremano. Meine Hände zittern. Oppure le mie mani stanno bene. Meine Hände geht's gut. Però il mio cuore è soggetto a continui rintozzi negativi. Rintozzi negativi. Che significa? Che ascolto la parola, ma non la ricevo. Ascolto la parola, ma non la condivido. Ascolto la parola e dico: questa parola non va per me. Mi state ascoltando stasera? Dio ci parla per lo Spirito. E allora dobbiamo essere consoli, cioè
soggetti, sottomessi, bereit sein, ungehorsam, d'accordo con quello che ci mit dem, was insegna gelernt, la parola, das Wort selbst. Volete sapere una cosa? Se io posso leggervi la scrittura, fratelli e padre, io dipendo sempre dalla guida dello Spirito Santo, perché vi leggerò le scritture, vi leggerò le scritture, i versi della parola, che c'è una certa inerenza all'espressione di ciò che ha detto il fratello Roberto riguardo al timore che non si ha di Dio e in Dio. Mi state ascoltando? Il timore che non si ha in Dio è di Dio. In Dio che deve essere qui nel tuo cuore, di Dio perché deve essere davanti ai tuoi occhi. Mi stai ascoltando? In Gott muss es sein, perché la scrittura dice che il timore di Dio è che cosa? Leggete la Bibbia. Che cosa è? Was ist es? Il capo è d'ogni sapienza. Amen. Benedetto sia il nome del Signore. Grazie Gesù. E quindi vi stavo dicendo che devo dirvi qualcosa. Also deshalb habe ich gesagt, ich muss euch was sagen. La gran parte dei credenti in genere dicono di credere alla parola di Dio. Tu a chiunque dice, fratello, ma tu ci crede alla parola di Dio? Ja, glaubst du an das Wort? Che pensi? Ja, ich, ja, was che io non tu? Ci creda. Glaube. Certo che natürlich glaube ich. Ma tu credi che questa sia veramente la parola di ja, Dio? Glaubst du wahrhaftig, dass es Wort Gottes ist? Sì, come no? Ja, warum denn nicht? È stata rivelata. Es ist doch è stata unta. È es stata ist ispirata. Es ist inspiriert. Dallo Spirito Santo. Vom Heiligen Geist. Ma quando la parola di Dio viene, è tozza, tonto, e sticht contro i nostri stimoli, come avvenne con Saulo da Tarso, nella via di Damasco, la parola di Dio rintuzzava contro i suoi stimoli. Quali erano i suoi stimoli? Erano carnali, erano stimoli peccaminosi. Ma per lui, ma chi è questo che sta parlando con me? Und er sagte, wer ist der, der wo mich infatti disse, ma chi sei tu? Und er sagte, wer bist du, Herr? Ma chi sei? Wer bist du denn? Lui si riteneva un maestro, dotto della parola di Dio, maestro di Saulo, ed esercitava questa sua espressa maniera di sentirsi tale, dato che la scrittura dice espressamente che tutti quelli che erano della sua stessa età stavano ascoltando, che erano stati alla scuola del dottorato perché apprendessero la legge di Dio nella sua completezza, lui li superava tutti. Quindi lui non riconosceva se non altro uno solo maestro. A chi? Vediamo. A Gamaliele, che era stato il suo maestro, che gli ha insegnato le sacre lettere del Vecchio Testamento. Ma quando la voce di Dio, che dal cielo gli disse, lo chiamò und rief ihn Saul, 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 Saulo, warum verfolgst du mich? Dice. Und er sagte, wer bist du? La luce di Dio, alleluia, era talmente forte, ma so stark, più del sole, chissà quante volte gli accettò gli occhi und wurde e gli disse, ma che senso? Wer bist du? Vabbè, in quel momento non lo poteva vedere. In quel momento non gli poteva vedere.
aveva bisogno di conoscerlo. E il Signore gli disse: io sono Gesù, Jesus, il quale tu alleluia. Io. E sagte, was ich? Dove io lo stia perseguitando? Ma lui non mai creduto. Ho detto sempre che quelli che gli hanno creduto sono nemici di Dio. Sono nemici della legge di Dio. Mi state ascoltando? Sono nemici del nostro patriottico stato religioso. Fatto dal sommo, dai principali, mi stanno ascoltando, dagli scribi, dai farisei. Io sono Gesù. Und sagte, gloria a Dio. Io sono Gesù, den du verfolgst. Bene, e il Signore gli disse, ti è tuo. Gut, sagte der Herr, es wird dir schwer sein, Jesu den Stachel zu locken. Ma poi il Signore gli indicò cosa fare, e quale fosse la via della sua liberazione. Vogliamo ringraziare stasera il Signore, vogliamo dare lode a Dio. Alleluia, poiché fra noi c'è il dottore dei dottori, ed egli è colui che ci insegna tutto, la via per la quale dobbiamo camminare. Sì, crediamo alle Scritture, come? Ma quando la parola di Dio si indirizza personalmente a ciascuno di noi, ti porta un esempio, no? L'uomo è soggetto a molte schiavitù nella carne. E stasera ascolta bene. Io avrei bisogno non di due giorni, avrei bisogno di molto tempo per darvi la parola di Dio nella sua concretezza e in azione, perché ciò che vi predico ho sempre animatamente von Herzen realizzato, sperimentato il potere di essa parola che ho predicata. In ogni tempo vogliamo dare gloria al Signore, gloria al Signore, ancora la sua voce non la conosco. Vogliamo dare gloria a Dio. Alleluia. Dio sia ringraziato. Alleluia. Ed ecco che il Signore mi mostra la via per la quale egli doveva camminare. Perché cosa ha fatto con ciascuno? Non ci ha insegnato la via per la quale dobbiamo camminare. Ma quando il Signore ci parla, quando il Signore si rivela, mi stanno ascoltando, sì, sappiamo che dispiace a quello di fuori, ma non dispiace a quello di dentro. Mi stanno ascoltando? Quando il Signore ci parla direttamente e ci dice ciò che dobbiamo abbandonare, schivare, ricercare, con le quali opere non dobbiamo più avere a che fare e non essere più soggetti, sottomessi allo spirito del presente secolo. Mi stai ascoltando? Allora lì si dice nel nostro gergo insulare, si stacca la linea del telefono. Ah, wie gesagt, ist ausgegangen. Ich habe es nicht gehört. Also wollen wir schließen uns die Ohren. Non lo sento più. Come non lo sento? Und dann spürt man. Sei diventato sordo. Dann hört man es nicht mehr. Sì, allora sì, ja, è vero. Ja, es ist wahr.
Sì, le cose stanno proprio così. Die Sachen sind genau so. Sì, è vero che è scritto. Ja, es ist wahr, dass es mi stanno ascoltando? Ja. Sì, ja. L'ho capito già da molto tempo. Vor langer Zeit habe ich verstanden. Sì, mi devi dire tu queste cose. Ja, musst du mir das jetzt sagen. Ma io li so. Ja, ich weiß, so almeno tanto. Sì. Li sai. Ah, du weißt es also. Ma che cosa ne hai fatto di ciò che tu sai? Was hast du denn dann getan von dem, was du weißt? Tu hai letto. Von dem, was du gelesen hast. Von dem, was du gehört hast. Allora lì si interrompono i nostri rapporti. Tut sich dann die Gemeinschaft trennen mit dem Herrn. Allora diremo come successo al tempo di Geremia, parlando di un popolo ribelle e disubbidiente. Cosa dissero gli Israeliti? Was sagten die Israeliten? Noi faremo tutto quello che per noi è conveniente, che a noi fa piacere. Mi state ascoltando? Che noi condividiamo. Ma del resto è inutile che tu continui a parlare, profetizzare, richiamare, riprendere. Noi faremo tutto quello che abbiamo in cuore di fare e non ci interessa affatto di eseguire la parola di Dio, anzi dissero ai veggenti. I veggenti in quel tempo erano i profeti. Ai veggenti dissero: non vediate nulla, per favore. Almeno chi avevano delle visioni soprannaturali. Di visioni, voi non vedete nulla, per favore. Schaut bitte nix, lasst uns in Frieden. Parlateci di cose piacevoli. Sprecht über das, was unseren Herzen wohlgefällt. Das, was uns süß ist. È la carne, no? Quante cose piacevoli ci sono nella carne oggi? Das, was im Fleisch wohlgefällt. Dico apertamente. Ich sag's offen. Il sesso è diventato il più grande campione del mondo. Io mi sono un padre spirituale, un pastore legittimo, e vi devo parlare apertamente. Mi state ascoltando? E questo è diventato l'idolo più grande della terra. Mi state ascoltando? Non è l'Islam, non è il buddismo, mi state ascoltando? Non è l'induismo, seppure sono religione, ne possiamo citare chissà quanto, che hanno ingannato l'umanità e hanno insegnato dottrine che non sono da Dio, che non hanno nulla di Cristo. Ma oggi si pubblicizza dappertutto l'attrazione sessuale. Adulterio, fornicazione, pedofilia, omosessualità e peccati innominabili. Io non so se li vedrò ancora su questa terra, ma li voglio lasciare fino a giovedì con la parola suprema di Cristo, perché rimanga dentro di voi. Quindi vi mette in guardia davanti al televisore, vi mette in guardia davanti ai siti internet, che oggi abbiamo a disposizione delle semane dappertutto. Dappertutto, tin tin tin, ed è lì, tin tin ta, ed è là. Mi state ascoltando? Mi seguite? Lì si presenta agli occhi vostri, alle vostre orecchie, e bussa al corpo della carne, dem Leib des Fleisches,
es ja diesen Tag wollen und dann werdet ihr den Sklaven des Tages contando messe proprio mi sera könnt ihr mir folgen io vi parlo apertamente perché la Bibbia ci parla apertamente lo fu nel tempo di Sodoma e di Gomorra cosa ha fatto il Signore solo per il peccato dell'omosessualità ha estinte col fuoco quelle città solo per questo e oggi quanto ce ne offre all'omosessualità oggi l'umanità ha superato il tempo dei cananei mi state ascoltando? I cananei avevano un rapporto sessuale anche con le bestie wir hatten eine Sexualität wie die Kinder. E oggi è tutto illecito, non c'è niente di cui heute ist nichts mehr verboten. Soprattutto oggi l'omosessualità dei diritti come qualunque famiglia composta da uomo e donna mi state ascoltando? Dio dal principio creò l'uomo alla sua immagine adesso ne trasse una donna perché diventasse sua moglie non ne trasse un maschio perché se il Signore gli avesse mostrato un maschio ad Adamo gli avrebbe detto al Signore ma che ne faccio di questo qua già c'è solo io mi stanno ascoltando mi seguite? La parola di Dio è una parola di verità ed essa ci consente di riflettere e meditare gloria a Dio il Signore mi ammaestra tutti i giorni si rivela il mio cuore con la sua sapienza con la sua scienza con la sua intelligenza e si rivela dicevo questo oggi a mio figlio Roberto che quando la mattina noi preghiamo con la sorella Anna Dio si rivela durante la preghiera ma ci rivela dei misteri nascosti delle tenute sotto l'iniezione bibliche che noi abbiamo letto ma non abbiamo mai compreso mi state ricordando e la sorella Anna mentre mi ascolta gioisce perché neanche lei l'aveva sentito alleluia e si rallegra perciò dicevo a Roberto ultimamente ci siamo trovati in una casa dove teniamo punti di qua e di là e disse la sorella Anna davanti a tutti sorella Anna, ma tu al culto quando ci vai? Risponde la sorella Anna, dice tutte le mattine. Mi sentite? Dice vado tutte le mattine. Sì, perché tutte le mattine lo Spirito di Dio si rivela, si ammaestra, ci illumina e si fa sentire la sua gloriosa presenza. E questa sera il Signore ha parlato. Pensate che sia la bocca della sorella Anna. State in guardia a pensare certe cose perché il Signore giudice dei nostri pensieri dei nostri sentimenti e di ciò che a volte immaginiamo dentro di noi ma non è lo spirito del Signore perché lo spirito del Signore è spirito di spirito di verità lo spirito di verità
Stavolta quando non riceverai tu, perché lo stesso deve stare attento a te, perché tu comincerai a saltare di Alleluia! È buono Gesù, prendi per fede questo. Amen. È buono Gesù, Amen. Alleluia. Amen. Vogliamo ringraziare il Signore stasera. Grazie. Gloria a Dio. Perciò ecco che si resiste. Si resiste allo spirito del Signore. Ma sono qua a quello che resistono. Allo spirito del Signore. Sono guai se. Per quelli che resistono allo spirito del Signore, che sanno che Dio gli ha detto la verità, sanno che Dio gli ha parlato a tu per tu, però rinunciano, però resistono allo spirito di Dio. E allora con quale sfacciataggine poi ci presentiamo davanti al Signore per chiedere di misericordia, per chiedergli aiuto, per chiedergli il suo intervento, perché ci liberi, perché ci sani, perché ci consoli, perché ci risparmi da molti pericoli, perché ci faccia prosperare, perché ci faccia ottenere grazia presso di Lui, quando noi siamo coscienti di non volerne sapere di quello che il Signore ci ha ordinato, che noi facciamo. Mi state ascoltando? È buono Gesù. Alleluia. Sì. Amen. Grazie Gesù, grazie. È buono. Santo. Ma ho detto sempre, abitavo che mai mi sono approfittato della sua bontà. Dio sia lodato e glorificato. Voglio leggervi intanto qualcosa che è accaduta. Certo, vorrei leggervi, farvi ascoltare molte visite soprannaturali che noi sperimentiamo durante il nostro cammino con Gesù. E io voglio che voi finalmente decidiate, perché il mondo che ci circonda non ci può attrarre a Cristo, ci attrae a sé. È il mondo nelle mani di Cristo. E se ci attrae a sé e noi ascoltiamo la sua voce e ci facciamo sedurre, se il mondo è nelle mani del diavolo, noi dove andiamo a finire? Ditelo voi. Nelle mani del diavolo. Mi state ascoltando? Allora bisogna stare attenti. È inutile poi lamentarsi, borbottare o mormorare nei confronti di ciò che ci accade e che non c'è risposta. Und es gibt denn keine Antwort. Per gli uni è una prova di fede, per gli altri invece non è una prova di fede, per gli altri invece è una triste realtà, quella della ribellione a Dio. Mi state seguendo? Sorelle, tutti mi state seguendo? Seguite l'orologio, seguite la parola di Dio, lo voglio sapere. Se voi preferite che io chiuda la predicazione, alzate la mano. Preferite che io chiuda la predicazione? No. Alzate la mano. Non sono preferito. Io provengo da un risveglio antico.
eine Erweckung, quando loro oggi durante i culti, wo die Uhren non esiste, sind, wo esisteva la presenza di Dio, weil man ist vor der Anwesenheit Gottes. Voi siete dei buoni lavoratori, ma in quel tempo i lavoratori di quel tempo, fratelli, erano persone che tornavano a casa con le ossa rotte. Con le ossa rotte, sanguinanti. Eppure erano nella casa di Dio. E ci stavano fino a che il culto finisse. Perché non si sapeva mai quando il culto finisse. Ma tornavano con la gioia di Dio nei loro cuori. E quindi in quel tempo posso dire nei nostri cuori. Perché ci fu il culto. Andiamo a ringraziare il Signore. Non c'era la premura di andare a vedere il film, di grande interesse per solche persönliche Interessen, wo dich gezogen hat, nach Hause. E tu perdere le più grandi e preziose opportunità. Mentre ancora egli si tiene vicino a te. E state ascoltando che tempo scura sempre di più. Ma la luce apparirà improvvisamente dal cielo e il Signore tornerà. Tornerà per chi? Per tutti quelli che l'aspettano, per la loro redenzione. Alleluia! Come l'aspetti tu? Con musone? Come l'aspetti con musone? Tu hai preso molto ciò con sto musone. Il Signore lascia col musone e sente invece chi l'aspetta con amore. Alleluia. Come quando tu aspetti, come aspetti una persona di cui hai un grande rispetto, una grande stima. Mi stai ascoltando? Come l'aspetti? Col musone. Quello appena ti vede mi torna di nuovo se ne va. Dice ti saluto, sai? Ma se tu invece mi sembrava come sta bene, entra, contati, che fanno mai noi? Ah, siete con noi. Grazie. Che gioia che abbiamo per rivederti. Bene, poi da sì sarà per la festa. So è di Gemmaide, ben quando lo vedrà, perché no, non può dirlo, rivedrà, perché fisicamente non l'abbiamo visto, ma quando lo vedrà, si sazierà di lui. Io avevo una povera immaginazione di lui, ma ora che lo vedo, sei Cristo, è il mio Signore. Che sia ringraziato, io sento la presenza di Dio, l'unzione di Dio è qui, aspettalo per la tua redenzione, santamente, pigliamente ed onestamente. Alleluia! Allora sì, che lo Spirito di Dio scenderà e ti succederà. Allora ti avrà una chiesetta tutti le piedi dello Spirito Santo. Allora le devo fare. Per adesso dappertutto abbiamo culti di gloria. Lo sento, è stato una volta sola e la presenza di Dio non si poteva resistere. Appena alzavo le mani davanti a Dio, la colonna di fuoco scende sui presenti e non possono resistere alla presenza di Dio. Perché io con i morti non ho avuto mai a che farci nulla. Weil mit den Toten hat noch nie was zu tun gehabt.
Mi piace avere a che fare con i vivi. Io penso di dipendere sono, potreste dire sono vivo fisicamente, ma spiritualmente come sei vivo mondo. Buona Gesù, alleluia, buona Gesù, vogliamo ringraziare stasera. Vi dico una cosa, mi sa che passa la notte del 22 dicembre 2017, mentre io dormivo verso le forze ardenti, diciamo di notte, per me non è proprio notte, also für ihn ist nicht Nacht, mehr ist Abend. Sorella si alza dal letto. Für Sorella ist vom Bett aufgestanden. E poi ritorna. Und ist dann rumgegangen. Per ricoricarsi. Um sich hinzulegen zum Schlafen. E mi sentivo parlare. Und hörte ihn sprechen. Come se io parlo con qualcuno. Wie wenn er mit jemandem spricht. E me l'ha detto io. Ero fuori di me. Sapevo. Come se parlavo con qualcuno, ma in modo autorevole. Aber in einer Art autorevole. E dicevo. Und sagte. Io so. Ich weiß. Che il mio. Das mein Redentore. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Grazie Gesù. Poi, dopo un istante. Dissi ancora. Dissi ancora. Colui che mi ha dato la vittoria nel passato me la darà ancora al presente. Dio sia ringraziato. Lo vogliamo ringraziare. Amen. Vogliamo che è in cuore di ringraziare il Signore. Gloria a Gloria. Gloria al Signore nome. Con saggezza. Non più come essendo nel deserto che sta ascoltando, ma come essendo nei giardini di Dio. Come stai tu? Nei giardini di Dio, dove alberi, frutti, dove fiori odorosi, dove acque scintillanti. Come tu stai? Stai bene, sì o no? Guardati di tempo in tempo allo specchio. Also schaut euch von Zeit zu Zeit mal im Spiegel. Guarda lo specchio. Das ist der Spiegel. Questo è lo specchio. Die Schrift. E quando ti guarderai al specchio, dirai, sagst du, mega sono pallido. Ma io non faccio le parte dei disipati. Ma voi proprio pallido. Ich habe keinen Anteil an dem Fleischsinn. Mica sono magro. Oh, bin ich magro geworden. L'altro, mica sono brutto. Ja, man bin ich aber hässlich geworden. Mi state ascoltando? Hörte mich. Mamma mia, se la parola di Dio. Se la parola di Dio si riflette. Gott ist ein Bilder spiegelt in Dio. Si riflette anche attraverso di te. Denn es allora ist auch der Widerspiegel. Dann wirst du das Ebenbild des Herrn werden. Jesus Christus. Alleluia. È buono Gesù. Wunderbar. Vogliamo dire grazie al Signore. Allora, c'è quello che fa pom 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 pom. C'è l'altro che fa c'è l'altro che fa giocando. Sentivi lo spiegel. Poi c'è l'altro che si impala lì davanti e se qualcuno lo chiama mi disturba. Manche sind vom Fernseher und wenn man sagt, hey, stirbt. Sei in una impressa. Die sind dann Kommunione di Spirito. In einer Gemeinschaft mit dem, was da sind. Allora, se qualcuno chiama Giovanni, und wenn du rufst, Johannes, hey,
Certi tasti li abbiamo toccati tra uomini e donne, perché e diese noi taste hanno il sangue, o mano o frau, e le donne, weil die Männer sind heilig, sind auch nicht heilig. Mi state ascoltando? Ma il Signore richiede. Aber der Herr, la purezza del nostro will die Reinheit unseres Herzens haben, die Einfachheit. Allora, tu guarda il tuo bambino, tu. Come ti chiami? Marissa. Guarda il tuo bambino. Marissa, guarda il tuo bambino. Hai visto che è semplice? Guarda come è semplice. Hai visto? Semplice, così come è uscito dalla tua matrice. So, uscito dalla tua matrice. Ma sei fatto? Sorella Deborah. Tu guarda il tuo bambino. Questa Deborah, schau so dein Kind. Questo è semplice. Wie come è uscito dalla tua matrice. Voi dovete essere come loro. Sempre. Sollen wir sein wie sie. Einfach. Come le colombe. Wie die Tauben. E voi uomini. Und ihr Männer. Non state dietro alle continue. Lauft nicht den immer fortwährenden Influenzen. Einflüssen. Di questa. Diese Generation, diese Generation, segue attentamente, die folgen ganz aufmerksam, non le abitudini, nicht nur den non solo il modo di esprimerci, nicht nur die Art, wie sie sich ma poi ci sono le modalità, chiamate moda, die ma si usa così. Ja, heute ist es ja so. Allora, se si usa, ja, wenn man es heute spare, non mi pronuncio. Stare, così, così, voi capite, si usa, perché non c'è deposta. Si usa, si dice, man fa, ma noi tut, dobbiamo essere una immagine che riflette la santità di Dio. Mi state ascoltando? Allora perché il Signore ha detto se non diventate come uno di questi piccoli bambini? Laura, guarda la tua bambina, guarda, hai visto che è semplice? Seht ihr, wie einfach das Kind ist? Wie der Jesus es gemacht hat. Und so sollt auch ihr Männer und Frauen sein. Hört ihr auf mich? Ihr sollt nicht dazu tun und nicht wegtun von dem, was der Herr getan hat. Alleluia! Però voglio sentire cannoni spietati. Alleluia! Quando io parlo non sento loro. No, ma sto dicendo alleluia per adesso. Quindi c'è già pure tu. Amen. De no. Alleluia! Questo che si è impegnato forse. Vediamo di qua di nuovo. Alleluia! Non una sola, in coro. Insieme. Alleluia! Alleluia! Spartimento! È buono Gesù, lo ringraziamo. Wunderbar.
non mi voglio intrattenere ancora, ma ho detto che vi leggerò quelle, quei pochi versi. Esatto, che vengo un po' versi lesen. Della parola di Dio. Wort Gottes. E poi concludere. In Isaia. In Isaia. Poi leggerò anche altre cose. Capitolo 8. Ah. Leggeremo soltanto un verso, capitolo 8 dal verso 11 das 11 al verso 18 es vers 18 wenn alle eure Mühe erheben. Ecco, prima io poi tu. Vogliamo dire il Signore sia lodato. Il Signore sia lodato. Insieme. Il Signore sia lodato. E benedetto. E benedetto. In eterno. Amen. Alleluia. Amen. Perché così mi ha detto il Signore con fortezza di mano e mi ha dato ammaestramento a non andare per la via di questo popolo dicendo: non dite lega. Di tutto ciò che questo popolo dica lega, e non temiate di ciò che gli teme, e non vi spaventate. Santificate il Signore degli eserciti, e sia il vostro timore e il vostro spavento. Mi state ascoltando? Il vostro timore è il vostro spavento. La scrittura cosa dice? A chi riguarderò io? All'uomo. O wen schaue ich auf den Mann, der wo vor meinem Wort erzittert? All'uomo dal cuore rotto, dallo spirito contrito, e a chiunque trema alla mia parola. Dobbiamo dire grazie al Signore. Amen. Amen. Ma altresì, santificate il Signore degli eserciti, e sia il vostro timore e il vostro spavento. Ed egli sarà per santuario, ma altresì per pietra di intoppo e per sasso di incappamento alle due case di Israele, per laccio e per rete agli abitanti di Gerusalemme. E molti di essi traboccheranno e caderanno, e saranno rotti e saranno allacciati e presi. Continua ancora. E serra la testimonianza e suggella la legge fra i miei discepoli. Io dunque aspetterò il Signore, il quale nasconde la sua faccia dalla casa di Giacobbe, e spererò in Lui. Mi soffermo al verso 18, che dice: ecco me e questi piccoli fanciulli il quale il Signore mi ha dato per segni e per prodigi in Israele. Questo procede dal Signore degli eserciti, il quale abita nel monte di Sinai. Amen. 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 Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand fasste und mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Den Herrn der Herrscher, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. So wird er euch zum Heiligtum werden. Aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns, für die beiden Häuser Israels, zum Fallstrick und zur Schlinge, für die Bewohner von Jerusalem, so dass viele unter ihnen straucheln und fallen und zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Binde das Zeugnis zusammen, versiegle das Gesetz in meinen Jüngern, und ich will warten auf den Herrn, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakobs.
und will auf ihn hoffen. Siehe, ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, wir sind Zeichen und Wunder für Israel. Amen. Vor dem Herrn, der Herrscharen, der auf dem Berg Zion wohnt. Amen. Vogliamo ringraziare il Signore. Diamo tutti gloria a Dio. Penso che tornando dicendo, dicendo ma stasera si è fatto tanto. Ich hoffe, ihr sagt nicht, oh, heute Abend ist aber spät. Oh, non so se giovedì ci andrò. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch mal in Donnerstag gehe. Ma giovedì saremo qui alle 5. E quindi, avremo qualche ora in più di tempo. Ma siamo presso in mehr Zeit. E io vi voglio salutare a tutti. Und ich will euch alle grüßen. Volete farlo? Volete bene ancora il vostro pastore? Io vi amo, io prego per voi tutti i giorni. Vedete i nostri cuori, che le nostre preghiere, Dio lo sa, e diciamo solo la verità, stiamo ascoltando. Amen. Qualcuno qualche volta io me lo devo prendere a mossa. Alleluia Signore, Gloria. Dio è buono, Amen. Lo ringraziamo di cuore, alleluia. Alleluia, voglio dire siate tutti pieni dello Spirito Santo, cercatelo e lo trovate, e il Signore farà grazia, se noi ci mettiamo il cuore che a Lui piace. Amen. Vogliamo dire al Signore che il Cristo, Cristo sia a intero potenza, la gloria, ricchezza e forza nei secoli e nei secoli. Diciamo tutti amen. Di nuovo. Amen. Di nuovo. Amen. Applaudiamo il Signore. Alleluia. Alleluia. Ringraziamo Gesù. Ringraziamo il subito fratello Gerlando. Sono un attimino. Sono io. Luisa, dov'è Luisa? Luisa. Solo un attimino, che alzeremo le nostre mani davanti al Signore e ci vedremo Dio piacendo giovedì alle ore 17. Preghiamo per questi nostri fratelli bisognosi della mano del Signore, perché il Signore faccia loro grazia secondo la necessità del loro cuore, del loro spirito, del loro corpo, perché il Signore si compiaccia di farli saltellare, in questo caso il fratello Gerlando, come un vitello di stia. Dobbiamo stare attenti, alleluia. Vogliamo dire grazie a Gesù, facciamo le nostre mani davanti al Signore, nel nome del Signor nostro Gesù Cristo ti supplichiamo stasera che tu sia l'amato fratello Gerlando e lo Spirito Santo si dà il suo aiuto, perché tu durante la notte lo potrai visitare. Nel nome di Gesù, col tocco della tua mano, sopra il tuo ginocchio, perché li acquisti di cuore, perché li acquisti forza, perché li acquisti una mobilità regolare nel nome del Signore Gesù Cristo. Grazie.
Spirito Santo. Alleluia. Per favore, sorella Anna, accompagnate la sorella Anna qui. In nome di Gesù preghiamo. Grazie. Per la nostra sorella Luisa, perché la mano del Signore sia sopra di essa, e che la tiene la virtù celeste di Dio, che la toccherà dalla parte malata, debole, bisognosa, è la mano del Signore. Vogliamo tutti pregare nel nome di Gesù. Usare il Signore e l'aspetta e riceve in questa sera la parola della fede nel nome di Gesù. Faccio qualunque spirito che si interpone, fratelli, nel nome di Gesù Cristo ti caccio fuori nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, l'Onnipotente, che opera, che si rivela e si magnifica. Su di essa sento l'unzione. Lodiamo Gesù. Amen. Non potete fare un sorriso per Gesù, vediamo. Amen. Amen. Alleluia. Gloria a te, Signore. Alleluia. Grazie Gesù. Grazie. Grazie Gesù. Dobbiamo dire grazie. Alleluia. Grazie. Alleluia Gesù, alleluia Gesù, alleluia Gesù. Grazie Padre, alleluia, grazie.
grazie Gesù. Gesù, grazie danke. Per la tua parola, grazie danke. Per la tua presenza, grazie. Signore, Gesù. E ora ti diciamo, rimani con noi, bei uns, alleluia, alleluia, nel nome di Gesù Cristo, Gesù, in eterno.